Il conto alla rovescia è iniziato. Il 7 maggio anche in Abruzzo scatterà lo switch off con il passaggio dall'era analogica al digitale terrestre. Un cambio di tecnologia di trasmissione obbligato dallo Stato e dall'UE, avvenuto già nella gran parte del paese, ma che trova la nostra regione in gravissimo ritardo. Ritardo per il bando annunciato un anno fa e non ancora pubblicato, che consentirebbe l'accesso da parte delle emittenti locali a dei contributi minimi, come qualunque altra PMI. Né più né meno come hanno fatto, ma con largo anticipo, altre regioni italiane, a cominciare dal vicinissimo Molise, che ha concluso la pratica già lo scorso anno. Fondi a parte, le emittenti abruzzesi si trovano di fronte ad un altro scoglio. Il sito di San Silvestro Colle è stato escluso dal piano nazionale delle frequenze. Il governo regionale e quello pescarese hanno indicato come alternativa una piattaforma in mezzo al mare. Un progetto realizzabile, secondo lo studio del professor Graziosi dell'Università dell'Aquila, semplicemente una favola, secondo noi tecnici del settore, peraltro mai consultati in merito. Basti pensare alle interferenze dalla Croazia, se non anche dal Montenegro e dall'Albania. Alle antenne di casa da ripuntare sulla costa, da Giulianova fino a Lanciano, alla manutenzione delle apparecchiature per raggiungere Posidonia a 3 miglia al largo dalla costa francavillese e all'usura continua dei materiali con antenne e apparati sotto l'effetto diretto della salsedine. Siamo d'accordo e ci mancherebbe altro. L'inquinamento elettromagnetico da San Silvestro va eliminato. Il diritto alla salute è inviolabile. Ma c'è un'altra via, una valida e praticabile soluzione, alternativa al progetto faraonico offshore targato Chiodi e Mascia. È un progetto realizzato da un comitato di cittadini di San Silvestro, accolto con favore dalle commissioni sanità e ambiente del comune di Pescara. L'idea, nata 3 anni fa e finanziata da privati, era quella di costruire una torre di servizio a San Silvestro, sul sito che ospita la RAI, come le torri già presenti nelle più grandi città europee, quali Berlino, Barcellona, Madrid o Parigi, con la sua monumentale Torre Eiffel. In base allo studio condotto dai tecnici dell'ARTA, alzando le antenne fino a 275 metri, si abbatterebbe il campo elettromagnetico attuale, riducendolo a 2 voltmetro, se non addirittura azzerandolo, ben al di sotto quindi del limite di 6 voltmetro previsto in Italia. Inoltre, la torre di servizi avrebbe consentito di riqualificare tutta l'area e di restituire valore a terreni e case, oggi facili oggetto di speculazione. Il progetto venne presentato il 18 novembre scorso a Pescara da Vincenzo Bergella, presidente della Commissione Sanità al Comune di Pescara. Perché c'è una differenza tra il politico europeo, il politico tedesco, il politico francese e quello italiano. Mentre il politico tedesco dice e fa delle cose per risolvere il problema della collettività, il politico italiano, detto proprio fra i denti, cerca di tenersi buono con i suoi elettori. Mi faccia passare il termine, fregandosene completamente di quello che gli interessa la collettività. In una regione dove non brilliamo certo per celerità nei cantieri, basti citare la ricostruzione dell'Aquila con i ritardi recentemente certificati dal mio ministro Barca, non possiamo neppure immaginare che in meno di 2 mesi venga concluso il cantiere, a tutt'oggi neanche aperto, sulla piattaforma, che dagli appena 30 metri attuali deve essere innalzata, secondo il professor Graziosi, a 130 metri di altezza. Dovrà essere irrobustita nelle fondazioni per sopportare un ben diverso nuovo peso. Infine, dovrà accogliere tutte le apparecchiature delle TV, condizioni meteo permettendo. Nel frattempo, piattaforma pronta o no, lo Stato ci spegnerà il 7 maggio. Il nostro suggerimento ai telespettatori abruzzesi: imparate a parlare il croato.